Buongiorno a tutti da Paolo D'Ambra di Investire.biz e bentornati a un'altra puntata di Turbo Daily. I mercati americani e soprattutto quelli europei continuano a salire nonostante le evidenti crisi di governo sia in Italia che in America. Infatti la Camera dei rappresentanti ha già votato per il processo di impeachment contro Donald Trump. Quindi cos'è che sta facendo salire effettivamente i mercati? Quello che dà comunque maggiore sicurezza agli investitori, comunque dà maggiore, come dire, maggiore fiducia nei confronti del mercato ed è comunque la campagna di vaccinazione globale che sta prendendo in atto da diverse settimane, specificamente e soprattutto in Europa. Oggi comunque vorrei rimanere in tema del continente europeo, visto che oggi ci saranno comunque le pubblicazioni sul dato del PIL tedesco, che è previsto in realtà dagli analisti essere almeno 5,1%. Però vorrei focalizzarmi su un titolo, in particolar modo sul settore automotive, che è FCA, visto che comunque attendiamo la pubblicazione e il pagamento dei dividendi straordinari in seguito alla fusione con PSA. Quindi direi di spostarci subito sul grafico per mostrarvi quali sono i livelli operativi. Come potete ben vedere, l'apertura del titolo è stato in gap ribassista, sicuramente in seguito alle aspettative sul pagamento dei dividendi. Al momento quota 13,11 euro. Ho preferito mettere comunque un livello di ingresso a 12,50 euro, qualora il prezzo dovesse continuare a scendere, visto che comunque il prezzo è aperto in gap ribassista con una volatilità comunque notevole. Uno stop loss impostato a 11,50 euro e un target, un take profit impostato a 15 euro, un target che comunque coincide quindi con i massimi del titolo raggiunti questa settimana. Quindi mi aspetto che dal gap ribassista avuto oggi possa tornare nei prossimi giorni o la settimana prossima a tornare appunto sui massimi. Massimi che comunque coincidono con quelli che si sono formati addirittura nel 2019. Quindi, come potete vedere, qui c'è un livello resistenziale molto importante. Quindi ci auspichiamo che comunque il titolo possa tornare a questi livelli. Spostiamoci sul sito di BNP Paribas per farvi vedere il certificato che ho scelto. Termina col codice M40, ha una leva relativamente alta rispetto agli altri prodotti di BNP Paribas, quindi a 5,46, una distanza dal knockout abbastanza lontana, 17,75%, fino a uno strike impostato a 12 euro. Al momento il prezzo lettera quota 3,05 euro, quindi vediamo subito come eseguire l'operazione. Il prezzo da me impostato è 2,50 euro, abbastanza lontano dal prezzo di mercato per 400 pezzi. Eseguito l'operazione, facciamo un veloce recap dell'operazione odierna. Il sottostante è FCA, una strategia long, ingresso a 12,50 euro, stop loss 11,50 euro e un target a 15 euro. Come al solito io vi do appuntamento a domani per un recap settimanale, vi ringrazio e vi auguro buon trading a tutti.